Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione di questi occhiali a realtà virtuale Green Forest 3D, il VR Case VR. Materiale in ABS, sono occhiali con lenti da 42 mm, con la possibilità di essere regolate, quindi per una visione ottimale, da queste due rotelle per quanto riguarda la posizione avanti e dietro. Per quanto riguarda invece la regolazione da questa rotella, per quanto riguarda la regolazione della distanza dei nostri occhi. Ormai, guardando sulle principali piattaforme video come YouTube, è facilissimo imbattersi in visualizzazioni 3D con realtà virtuale, quindi direi che non ha nessun problema quello di reperire contenuti che fino a qualche tempo fa erano ai più sconosciuti. Questo visore è fatto, diciamo, abbastanza bene. Ha la possibilità, appunto, come dicevo prima, di essere regolato su vari livelli per la messa a fuoco e anche per la distanza dei nostri occhi. Lo sportellino in questo modo si apre dove vi sono delle ventose, dove il nostro smartphone viene, come si può dire, fermato grazie a queste ventose che si attaccano all'esterno della cover. Il peso è di soli 338 grammi, quindi non ha un gran peso eccessivo. Certamente quando si ci mette uno smartphone davanti il peso è un pochino maggiore, ma bisogna regolare meglio le cinghie che tengono attaccato il visore al nostro viso per cercare di calibrare appunto il peso, di tenerlo con la cinghia di centro il più sollevato possibile, quindi questo non grava sulla posizione degli occhiali. La posizione invece dello smartphone è semplicissima: basta far partire un'applicazione di realtà virtuale, scegliere la metà perfetta, come potete vedere c'è anche qua nel visore il riferimento, e chiudere il coperchio. A questo punto decidere, a seconda della messa a fuoco del nostro smartphone, di allontanare o di avvicinare l'immagine per una messa a fuoco ottimale. Ora cercherò di farvi vedere cosa si vede all'interno. Logicamente non è una visuale stereo, ma è una visuale monocolare, quindi cercherò in qualche modo comunque di farvi vedere cosa succede all'interno di questo visore. Bene, siamo all'interno del gioco. Ora cercherò in qualche modo di farvi vedere come funziona. Io sto tirando su in questo momento la testa e quindi sto guardando il cielo. Vi posso garantire che, visionato con i due occhi, la sensazione è proprio quella di trovarsi all'interno del gioco. Poi, se indossiamo anche un paio di cuffie, diciamo che l'immersione diventa ancora più totale. Perfetto. Come vedete, io tiro giù, tirando giù e muovendo gli occhiali, si cambia totalmente il tipo di visuale. Non è facile dimostrarvi il funzionamento del visore dall'interno, però spero di aver reso l'idea di quello che potrete andare ad acquistare. Molto carino. Non ha un pulsante magnetico da usare, ma gran parte dei giochi hanno già questa funzione, come questo gioco che ho usato io,
non hanno bisogno di pulsanti magnetici o joystick a parte, ma se volete potete acquistarne a parte sia visori con appunto pulsante magnetico o addirittura un joystick Bluetooth da applicare con il collegamento Bluetooth al vostro smartphone. Quindi non posso fare altro che augurare un buon gioco a tutti e arrivederci alla prossima recensione. Ciao!